tempo particolare che è quello che stiamo vivendo in questo momento, che ci ha colti tutti impreparati. Tuttavia sto vedendo come la Chiesa continua ad essere più che mai viva. Innanzitutto sto notando come le due Caritas diocesane e le Caritas parrocchiali sono più che mai vive nell'attenzione a coloro che fanno più fatica. E qui farei un primissimo appello, chiederei proprio a tutti di essere particolarmente attenti alle persone che sono sole. Costa poco alzare il telefono e rivolgere due parole così di conforto per dire semplicemente ci sono, ti sono vicino. Sto vedendo inoltre come anche le nostre comunità parrocchiali sono particolarmente attive anche nell'annuncio della parola attraverso vari modi, attraverso i social, e sto vedendo anche come nelle nostre case, ecco, stiamo riscoprendo il valore dell'amicizia, della fraternità e della preghiera. Questa non deve venire meno, perché credo che tutto ciò ci possa preparare con fervore anche alle prossime festività di Pasqua.